Bentornati a tutti. Oggi è giovedì, 20 aprile, 2023. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Leone. L'entusiasmo va a mille? È solo giovedì, spartiacque della settimana, ma ciò che vedete in prospettiva ha qualcosa di magico. Immaginatevi il lungo ponte di Danyang o quello di Brooklyn risplendenti di luci, tutto sopra le righe, un po' come voi. Purtroppo non saranno la meta del prossimo ponte, troppo distanti per una manciata di giorni di vacanza ma di spostamenti e mete più a portata questa settimana se ne parla a dismisura, tutti quanti con una destinazione più o meno accattivante, da magnificare o invidiare. Metà della vostra mente, quella sobillata da Giove Arietino, illuminato ancora per qualche ora dal sole, vi suggerisce le mete più arrischiate e plateali mentre l'altra, più prudente, consigliata dalla luna sempre in ariete vi domanda con fare ironico dove diavolo credete di andare. Con il mondo sottosopra e il borsellino semivuoto. A raccontarlo sembra quasi una barzelletta, invece è la dolorosa verità. Riuscirà a fermarvi? Quasi impossibile, quando un leone rampante decide qualcosa, neppure l'atomica ce la farebbe. Molti di voi potranno sfogarsi già oggi stesso con le prove generali, in viaggi per affari o per lavoro, col rientro a tarda sera da vincenti. L'amore tende a consolidarsi con il contributo di entrambi i partner ma in special modo di uno. Tutto si dispone per una novità importante e decisiva che potrebbe sovvenire improvvisamente, fidanzamento, convivenza, matrimonio, ma anche un nuovo modo di affrontare tutti i problemi e qualcuno in particolare. Oltre al danno la beffa. Cercate di credere di più in voi stesse e di rifiutare trattamenti poco rispettosi da parte del partner. Ne va della vostra dignità. Se vi state accorgendo che lavorate tanto e guadagnate poco, chiedetevi se non avreste nemmeno quel poco. Quindi non lamentatevi eccessivamente in questo periodo, potrebbe arrivare a orecchi indiscreti. Cercate di mettervi nella condizione migliore per lavorare meglio e di più, non trascurate i doveri quotidiani. Buone nuove in arrivo per i nati di giovedì. Gli altri dovranno accontentarsi della routine. Attenti agli elettrodomestici e agli oggetti appuntiti. È giunto il momento di concedervi un po' di riposo e approfondire contemporaneamente una conoscenza che avete fatto da poco. Vantaggi da investimenti, anche se piccoli, se avete intenzione di investire in qualcosa, oggi è il momento di farlo. Oggi non sarete dell'umore giusto per fare delle scelte radicali, sarà importante rinviarle e attendere che passi questo periodo di incognite. Oggi qualche rapporto potrebbe conoscere una crisi a causa dell'aspetto di Marte non proprio favorevole, se incontrate qualcuno non fate ingelosire il vostro partner che potrebbe farvi una scenata dannosa quanto inutile. Dopo non dite che nessuno vi aveva avvisato. Nuovi incontri possibili per i nati di giovedì, alcuni di questi potrebbero essere particolarmente interessanti e utili. Buone notizie in arrivo per i nati di lunedì sul fronte lavoro. Le scelte che farete andranno anche in base alla vostra disponibilità economica, quindi perché sentirsi in colpa? State lavorando a delle idee davvero valide, che meriterebbero maggiore attenzione dalle persone per cui lavorate. Approfittate delle buona stella e concedetevi anche di spendere qualche soldino in più, ne varrà la pena. Ottima la sfera sentimentale, che si presenta ricca di serenità e di occasioni di incontro. Questa giornata potrete dedicarla completamente all'amore, se ne avete uno. Godete della positività di Venere nel segno amico dei Gemelli e vi avviate a trascorrere un nuovo giorno di deciso benessere. L'umore è eccellente e vi fa simpatici. Anzi coinvolgenti per iniziativa e volontà di divertimento, sia in famiglia che nella cerchia delle vostre amicizie più strette. La forma fisica è discreta, malgrado Urano e Mercurio siano in Toro, segno a voi tecnicamente ostile e vi costringono a vigilare sulle prime vie respiratorie che potrebbero essere sotto attacco da allergie, dai raffreddori e altri malanni stagionali specie se siete nati nella prima decade leonina. Ruggenti. Come è giusto che sia con il sole per l'ultimo giorno in ariete, segno di fuoco in trigono al vostro. Ad accompagnarlo la luna nuova e quindi invisibile quel che più conta il grande Giove, che continua a portare fortuna ai segni di fuoco,
purtroppo ancora per poche settimane, perciò sbrigatevi ad afferrare tutte le occasioni che vi capitano sotto mano, soprattutto se attinenti al viaggio, ai trasferimenti all'estero, al progetto Erasmus e in generale agli studi e al contatto con stranieri. Ovunque abbiate voglia di andare la valigia ci chiami, la troverete fortuna. Amore ed Eros. Attrazione fatale per una persona conosciuta in vacanza, avete una gran voglia di rivederla, almeno di contattarla, poi da cosa nasce cosa? Sicuri del vostro charme sapete che ci vorranno ben poche ore perché vi cada tra le braccia come una pera. Ma siete proprio sicuri di non essere già pronti per cascarci voi? Amici sodali con cui condividete sogni e progetti, anche tra colleghi l'affiatamento si fa più forte e sentito, condividere rafforza l'intesa. Se appartenete alla terza decade potete contare sul felice passaggio del sole, che, dal segno amico dell'Ariete, promette oggi di farvi scagliare le vostre frecce verso i cuori che vi hanno a loro volta conquistato con lo sguardo. Le coppie stabili si preparano a vivere un weekend di trasporto emotivo, in cui la fiamma della passione potrà risplendere proprio come ai tempi iniziali del loro innamoramento. Lavoro e denaro? Un sacco da studiare, passata Pasqua si entra nel vivo delle interrogazioni e dei compiti in classe, quelli che ormai fanno media per la pagella finale. Molto entusiasmo rispetto a una trasferta o una proposta di trasferimento che vi porterà per un bel pezzo oltre confine, o magari oltre oceano. Lo spirito d'avventura vi invita ad accettare con entusiasmo, siete giovani e potete cambiare vita, stile, casa, insomma tutto. Ultimamente avete lavorato molto e oggi arriverà il tanto atteso riconoscimento. Non abbiate paura di farvi valere, un aumento ve lo siete davvero meritato. E il futuro potrebbe riservarvi ulteriori sorprese. Tutte in positivo. Fate attenzione quest'oggi allo shopping selvaggio e alla vostra attitudine alle spese pazze. Plutone dissonante in acquario potrebbe farvi mancare quel pizzico di buon senso che tanto spesso ci vuole in queste situazioni. Benessere. Rampanti, carichi di energia, di entusiasmo, di vitalità, ma attenti a non esagerare superando la linea rossa si finisce di guadagnare e si comincia a perdere equilibrio. Molta carica uguale insonnia. Siete agitati e non ve ne rendete nemmeno conto. Avvertire una sensazione di insoddisfazione e di stanchezza, vorreste dormire e, perché no, dedicarvi un pranzo o una cena finalmente rilassati. Fatelo, e vedrete che i giorni a seguire saranno d'oro. Per lei, ebbene sì, non è degna di un cuore caldo e generoso come il vostro ma oggi provate tutta la gamma dei sentimenti sbagliati, gelosia, invidia, rancore. Brave che li avete riconosciuti, è il primo passo per liberarvene. Per lui, quanti argomenti affascinanti si incontrano ogni giorno nella vita, tutti con un profumo diverso che vi invita ad approfondire, catturando il vostro entusiasmo e l'amore già innato per il sapere, avete ragione, al supermercato nutrite il corpo, ma la mente ha bisogno di più. Colore delle emozioni, lampone. Barometro dell'umore, soleggiato. Pagellina del giorno. Sentimenti, 10, attività, 10, finanze, 6, benessere, 10. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo.